Adesso ci spostiamo a Pescara, abbiamo pronto con noi, collegato in diretta, il nostro Luca Pompei per parlare del ricorso che i comitati hanno presentato contro la filovia della strada Parco. Luca, buongiorno a te, una notizia questa che è stata rilanciata anche sui social, ma insomma quali sono i motivi di questo ricorso? Sì, un buongiorno anche a te Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, diciamo che il Comitato Strada Parco Bene Comune non si arrende all'idea della realizzazione della filovia sulla strada Parco, adducendo motivazioni tecniche ben particolari. Intanto è di ieri la richiesta, il ricorso al TAR da parte di uno studio legale che ha avuto mandato proprio dal Comitato Strada Parco Bene Comune, che riguarda appunto il nulla osta che ha rilasciato il Ministero, la Direzione Generale dei Trasporti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture lo scorso 15 marzo per la realizzazione di alcune opere infrastrutturali per consentire il passaggio della filovia sulla strada Parco. Ebbene, secondo i tecnici del Comitato Strada Parco Bene Comune ci sarebbero ben 9 prescrizioni, talune insuperabili, nonché vizi di legittimità sul nulla osta che il Ministero ha rilasciato per la realizzazione di queste opere. Dunque non si fermano i comitati Strada Parco Bene Comune, che continuano a sostenere il fatto che su quel tracciato non si può realizzare questo tipo di opera, così come il progetto viene portato avanti sia da Tua con l'avallo anche delle amministrazioni pubbliche e ovviamente anche da parte del Ministero. Vedremo i prossimi passaggi, le prossime puntate di questa lunghissima vicenda. E ti ricordo, lo abbiamo visto anche la nostra attenzione particolare al Giro d'Italia. Vi abbiamo proposto in diretta sulle nostre pagine social da parte del nostro collega Enrico Giancarli le immagini della partenza di Notaresco. Eccole qui, tappa che si concluderà a Termoli, ma c'è grande attesa ovviamente per il ritorno in Abruzzo da Termoli con la tappa di Castellisangro e Campofelice e poi la partenza dall'Aquila, capoluogo, nella giornata di lunedì. Come al solito seguiremo anche l'andamento dei contagi, Anna, per quanto riguarda il bollettino del Servizio di Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo previsto tra qualche ora. Ti restituisco la linea.